Si è svolta a Mesagne il 24 e 25 aprile con grande successo di pubblico la quarta edizione della Festa del Carciofo Brindisino IGP. La due giorni, organizzata dal GAL Terra dei Messapi, Amministrazione Comunale di Mesagne, Associazione dei Ristoratori Mesagnesi Riuniti, Associazione per la Promozione del Carciofo Brindisino IGP e la Proloco, con il patrocinio della Regione Puglia Assessorato alle Politiche Agricole, ha visto susseguirsi un ricco programma di appuntamenti. Dal convegno Innovazione Tecnologica per la Valorizzazione del Carciofo Brindisino a Carcio Giocando, laboratori dedicati ai bambini con il carciofo protagonista, a momenti musicali con la presentazione delle aziende produttrici e stand gastronomici con la preparazione di piatti tipici con il prezioso ortaggio. Presidente, il GAL ancora una volta è impegnato nella promozione del territorio e di un prodotto che racconta anche un po' la storia del nostro territorio. Sì, questa è la quarta edizione della Festa del Carciofo e noi siamo stati tra i promotori di questa iniziativa. Devo dire con molta convinzione e con molta determinazione, perché si tratta di un prodotto tipico della nostra terra che ha un notevole valore economico, perché ha un impatto sullo sviluppo dell'agricoltura notevole, perché sono alcune migliaia gli ettari coltivati a carciofo, con tutto quello che questo significa in termini di reddito e di occupazione. Ma il prodotto si presta anche alla lavorazione industriale e anche in questo caso abbiamo una ricchezza non di poco conto che si misura sia in termini di reddito e soprattutto in termini di occupazione. Poi c'è il risvolto più tipicamente turistico, perché essendo un prodotto tipico della nostra terra richiama alla nostra identità e quindi ci qualifica come un'espressione identitaria di questo nostro territorio, della qual cosa noi siamo particolarmente orgogliosi, perché il carciofo brindisino recentemente, da alcuni anni, ha avuto il riconoscimento dell'IGP, cioè dell'indicazione geografica protetta, che è stata concessa dall'Unione Europea. Quindi vuol dire che è un prodotto che anche all'interno della produzione del carciofo ha una sua tipicità. Dottore, in questo convegno quindi si parla anche di dieta mediterranea, il carciofo è un prezioso alleato? Sì, è uno delle componenti stagionali, riferisco a una cultura che arriva in questo momento, fondamentali per il suo apporto di nutrienti che hanno una funzione anche quasi farmacologica. Mi riferisco a molte sostanze antiossidanti, mi riferisco anche a delle sostanze che funzionano da prebiotici, cioè che migliorano la nostra flora intestinale. Rientra in una di quelle grandi variabilità che la dieta mediterranea nostra ci offre, nella ricchezza di queste sostanze che il mondo vegetale ha a protezione della nostra salute. Un'altra delle caratteristiche che non vorrei dimenticare del carciofo è questo suo ruolo nella protezione della flora intestinale, che guardate, oggi si parla moltissimo della flora intestinale come la spiegazione delle malattie metaboliche, quindi dell'obesità, dell'insulina resistenza eccetera. Il carciofo è ricchissimo di una sostanza che si chiama inulina, che funziona da prebiotico, più di quello che noi conosciamo e utilizziamo utilizzando questi yogurt arricchiti di prebiotici eccetera, e che è l'inulina. Questa inulina favorisce una flora intestinale che ci protegge. Quindi, al di là di delle false credenze che il carciofo invece crea dei disturbi, molte persone sono convinte che mangiare carciofi crea delle disfunzioni intestinali, invece non è così, ha un'azione molto protettiva. Presidente, questo è un importante riconoscimento per un prodotto locale, molti sono i produttori che sono impegnati anche in questa cultura. Come ci si può avvicinare ad avere un riconoscimento così importante? Allora, è una cosa molto semplice poi alla fine, perché comunque l'IGP non è altro che la valorizzazione di un prodotto tipico locale, quindi un prodotto che già esiste sul territorio. Si tratta solamente di dargli delle regole al produttore, quindi deve seguire un disciplinare di produzione. Però chiunque coltivi carciofo brindisino si deve iscrivere entro la fine di giugno di ogni anno come produttore di carciofo brindisino IGP. Poi ci saranno dei controlli in campo da parte della Camera di Commercio e quindi poi, una volta raccolto questo carciofo, se
sarà idoneo, quindi se avrà tutte quante le caratteristiche dettate dal disciplinare, potrà fregiarsi del certificato di carciofo brindisino IGP. Quindi è una cosa molto semplice per i produttori, non c'è assolutamente niente di grosso, di burocratico, insomma, da fare. Assessore, questa nuova edizione della festa del carciofo è sicuramente un'altra opportunità per la valorizzazione della città, per rivivere, ecco, anche un po' la città di Mesagno. Sì, quest'anno abbiamo cercato di dare anche un apporto in più, che è quello del convegno tecnico-scientifico a questa manifestazione, cercando di connotarla sempre di più come un evento che possa anche essere un punto di ritrovo per focalizzare quelle che sono le nuove tecnologie su cui il mondo si sta muovendo. Quali ricadute si prospettano per positive, naturalmente economiche, per la città di Mesagno? La ricaduta diretta è su quella che noi puntiamo, è un ritrovo di quelle che sono le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio, in modo da poter fare anche da volano di sviluppo per tutto quello che è il tessuto di produzione primaria e agroindustriale che c'è attorno a Mesagne, intorno al carciofo, ma non solo, anche tutti quelli che sono i prodotti agricoli che vengono prodotti. Assessore, il carciofo è un prodotto di qualità ormai riconosciuto. Quali opportunità si aprono per il territorio di Mesagne? Sì, questo è il quarto anno che stiamo facendo a Mesagne questa iniziativa. Un'iniziativa intanto che si basa su un prodotto caratteristico, ma anche storico, e un patrimonio della nostra terra. Tanti anni che questa coltura a Mesagne, ma nel territorio brindisino, viene attuata. E pensiamo che sia giunto il momento di valorizzare anche il lavoro e gli sforzi che sono stati fatti per il riconoscimento GP del carciofo brindisino, perché questo può essere proprio un traino di tutta l'agricoltura territoriale più complessivamente. E poi c'è questa bella sinergia, quest'anno ci sono stati anche più partner che hanno collaborato e partecipato, e anche, se mi permettete, una collaborazione interassessorato, che non è soltanto l'assessore alla cultura, alle attività produttive, io sono l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali, quindi come vedete c'è una concertazione, una volontà di condividere questo appuntamento, che riteniamo veramente importante per il nostro territorio e per la nostra città. Il sindaco parlava appunto dell'importanza di ritrovare la cultura del carciofo proprio nelle nuove generazioni, quindi nel suo assessorato è impegnato direttamente. Sì, infatti il sindaco ha fatto poi accenno al fatto che le nuove generazioni molto probabilmente conoscono poco questa tipologia di coltura, e questo è uno degli obiettivi, come dire, principali di questo appuntamento. Perché pensiamo che lei mi consente, no? Conoscendo anche i giovani per esperienza, ma anche perché abbiamo figli, sai, poi i giovani si fanno diventare una moda, però tra virgolette una moda positiva, e scoprono davvero le caratteristiche del proprio territorio, le qualità del carciofo eccetera. Questa moda i giovani però saranno molto più in grado di noi più anziani a portarla avanti e a valorizzarla ulteriormente, e questo penso che sia un complemento di obiettivo che è importantissimo a mio avviso. Ha visto anche i periodi, diciamo, di crisi, magari un giovane coltivatore di carciofo potrebbe essere anche un'opportunità, ecco, un'opportunità nuova per crescere, ecco, un'opportunità di lavoro per chi magari, per i nostri giovani che magari non hanno molte opportunità. Sì, sì, ma penso proprio di sì, molto gettonato oggi, meno male, per fortuna, questo argomento, nel senso che probabilmente sta ritornando davvero in auge l'agricoltura, c'è molta più attenzione di solo qualche anno addietro rispetto all'agricoltura. Siamo in piena trasformazione, è una sfida, e se noi non accettassimo le sfide, cosa ci staremmo a fare come amministratori pubblici? Sindaco, la città di Mesagne festeggia ancora una volta questo prodotto che fa parte della cultura enogastronomica della città, ma davvero proprio della storia della città. Eh sì, è la quarta edizione questa, e nell'edizione sempre più ricca.
Il carciofo è una cultura tipica di questa città, del territorio brindisino in particolare, tant'è che ha avuto anche il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta, IGP. E noi lo festeggiamo perché dobbiamo far conoscere questo prodotto, che è conosciuto solo parzialmente. Addirittura le giovani generazioni ci risulta che conoscono poco, sia le proprietà organolettiche, sia che cosa può dare il carciofo nel vita di ognuno di noi. Noi festeggiamo, facciamo la festa del carciofo con questa intenzione, quella di rilanciare un prodotto che è un prodotto caratteristico della nostra zona. E un prodotto, il convegno di oggi vuol dire questo, stiamo organizzando il convegno per rappresentare quali sono le proprietà nutritive del carciofo e anche dal punto di vista commerciale espandere questa coltura. E in più abbiamo un altro obiettivo, partendo dal carciofo, far conoscere le proprietà che possono avere la nostra agricoltura. L'agricoltura, tanti esperti ormai dicono, riconoscono, che può ridiventare il settore trainante, soprattutto nel meridione, soprattutto nelle nostre zone. Quindi sviluppare la cultura, la coltura e la cultura del carciofo significa sviluppare anche ciò che la nostra terra può produrre. Insieme al carciofo abbiamo anche tante altre produzioni agricole. Quindi incentivare nei giovani l'amore per la terra, che significa che può dare oggi l'agricoltura, oggi può essere uno dei punti di forza della nostra economia. Il nostro territorio deve puntare sul turismo e sull'agricoltura come fattori trainanti della nostra economia, può dare veramente possibilità di crescita economica, di crescita sociale, di crescita produttiva e anche di crescita civile e culturale, perché l'agricoltura, la cultura agricola nel nostro territorio, nella nostra zona, è la cultura intorno alla quale è cresciuta una civiltà. Dobbiamo far sì che questa cultura dei prodotti agricoli della terra torni a essere fattore trainante per le nostre comunità. Pasquale Lillo, titolare dell'azienda agricola Lillo, presente alla festa del carciofo di Mesagne. Quali sono i prodotti di punta della vostra azienda? Beh, certamente di base l'economia della nostra azienda si regge ancora sul carciofo. Dico ancora perché ahimè abbiamo una serie di problematiche importanti, come su tanti altri prodotti del nostro territorio, siamo arrivati anche al problema col carciofo. Stiamo cercando in tutti i modi di rivalutare questo prodotto e intanto con l'ottenimento del marchio IGP del carciofo brindisino, di cui la nostra azienda è una delle aziende pilota al riguardo di questo progetto, e in particolare poi la trasformazione di tanti prodotti a base carciofo. Quindi partiamo dal classico carciofo sott'olio al particolare carciofo al naturale, sempre in boccaccio, la vecchia ricetta della nonna che abbiamo ripreso e riproposto in questo periodo. Un prodotto assolutamente valido a mio avviso, perché tanto è più economico, perché non c'è l'olio e in questo periodo non guasta mai. Più dietetico, lo si può utilizzare da adesso in poi che il carciofo fresco non c'è più, anche in cucina come un prodotto precotto, quindi sicuramente un prodotto validissimo, rimane più croccante, più profumato, più a lungo rispetto al sott'olio. E poi, visto che dalla semplice, chiamiamola frullatura volgarmente parlando, di questo prodotto otteniamo il patè di carciofo, buonissimo da fare con la pasta, quindi non solo più pasta e pesto, ma finalmente il nostro pesto brindisino, quindi il carciofo, la pasta e il carciofo. E poi in ultimo il carciofo in tutte le sue declinazioni, amo dire, la prima birra artigianale al carciofo. Quindi un prodotto questo unico nel panorama italiano e sicuramente una provocazione, ma come il mondo delle birre artigianali ci sta indicando, abbiamo un'altra tipologia in più di prodotto particolarissimo, in più che si porta dietro le proprietà benefiche del carciofo. Certo, è un prodotto alcolico, però ha anche delle proprietà, quindi ricco un po' in ferro, in antiossidanti e di profumi ovviamente molto intensi del carciofo. Un prodotto unico. Pasquale, per chi volesse conoscere l'azienda da vicino, dov'è la vostra sede e i contatti? La nostra azienda è situata tra Brindisi e Tuturano, praticamente, sulla strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano.
Seconda giornata della festa del carciofo, tutta riservata ai piccolissimi. Siamo con la presidente della cooperativa Family Friendly, Stefania Avvenire. Che cos'è Carcio Giocando? Carcio Giocando è un evento dedicato ai bambini per valorizzare la festa del carciofo Brindisino IGP. Abbiamo pensato quindi alla realizzazione di giochi realizzati con materiale di recupero. Tutto ciò che vedete è stato realizzato da noi. C'è un laboratorio dedicato al carciofo per scoprire ciò che nasconde il carciofo. E anche tanti giochi che prevedono la partecipazione attiva dei bambini. I materiali che sono stati utilizzati sono di riciclo. Sì, sono materiali di riciclo, ci siamo occupati prima della raccolta coinvolgendo attività produttive e commerciali e poi abbiamo quindi realizzato con fantasia e creatività questi giochi. Devo dire che noi a breve apriremo un centro ludico prima infanzia e una ludoteca, la Casa Volante, quindi sarà un laboratorio attivo vero e proprio, realizzeremo laboratori creativi rivolti ai bambini. Qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di offrire un luogo alternativo nel quale i bambini potranno essere coinvolti direttamente, partecipare e svolgere attività manipolative. Inoltre ci rivolgiamo anche ai genitori offrendo dei servizi che possano rispondere al meglio alle loro esigenze di conciliazione vita-lavoro. Carcio Giocando, tanti bambini qui a Mesagne e come sempre anche le mamme. Una mamma che viene da Milano, qui a Mesagne, per partecipare a Carcio Giocando. Cosa significa per lei partecipare a questo evento? Allora, ho pensato di portare qua le mie due bambine perché è un modo per stare con gli altri e scoprire una realtà del territorio che è il carciofo, che da noi arriva solo come prodotto e non come coltivazione originaria. Un modo anche per far conoscere ai più piccoli quello che è questo mondo, insomma, che purtroppo anche attraverso le tecnologie stiamo un po' abbandonando. Certamente bambini hanno bisogno di conoscere quella che era la cultura originaria, agricola, contadina, e che purtroppo non si scopre facilmente se non nelle varie sagre di paese, fiere che vanno a riscoprire prodotti tipici o oggetti del territorio di un passato vicino ma ormai lontano.